Come abbiamo visto nel nostro video precedente, l'espressionismo astratto e l'informale possono essere identificati come movimenti protagonisti del primo decennio del secondo dopoguerra. A partire dalla fine degli anni 50 emerge con un incredibile successo di pubblico il movimento della pop art. Questa corrente consacra definitivamente il nuovo primato degli Stati Uniti nel panorama artistico internazionale. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, l'economia capitalista vive un periodo di grande sviluppo economico che porta alla nascita della cosiddetta società dei consumi. Negli Stati Uniti in particolare si assiste ad una forte spinta al progresso e all'innovazione tecnologica in molti settori industriali e ad un'esplosione della ricchezza e del benessere sociale. Questo porta allo sviluppo di beni di consumo industriali a lunga conservazione e prodotti in serie e alla diffusione nelle case americane di nuovi comfort e di svariati elettrodomestici, tra cui la televisione. L'oggetto di consumo rivoluziona lo stile di vita della popolazione e diventa il simbolo della nuova epoca moderna. Il consumismo di massa che domina la società viene esasperato ed incrementato esponenzialmente dalla pubblicità, i cui messaggi veicolanti, accattivanti e seducenti costantemente bombardano i cittadini, non solo per le strade, ma anche nell'intimità delle loro case, attraverso i media. Il nuovo linguaggio pubblicitario fatto di slogan, colori brillanti ed immagini iconiche promuove nuovi bisogni e valori sociali. Le espressioni artistiche protagoniste di questo periodo storico riflettono i nuovi valori che dominano la società dei consumi e i gusti e le tendenze della cultura popolare, inglobando nelle proprie opere immagini iconiche ed immediatamente riconoscibili e servendosi degli espedienti comunicativi del linguaggio pubblicitario e di quello dei fumetti. Nonostante la pop art sia stato un fenomeno prevalentemente statunitense, la nascita del movimento è in realtà da collocarsi in Inghilterra. Nel 1952, infatti, nasce a Londra The Independent Group, un gruppo di giovani avanguardisti composto da artisti, architetti e scrittori. Tra questi ricordiamo in particolare Richard Hamilton, Edoardo Paolozzi e il critico Lawrence Holloway. I membri del gruppo erano accomunati dall'interesse nell'oggetto ordinario, nella cultura popolare e da una visione anti-elitaria dell'arte. Il gruppo teneva le proprie sessioni artistiche all'Institute of Contemporary Arts, DICA, di Londra, nella sua sede originale in Dover Street, ed è qui che ha luogo la famosissima presentazione tenuta dall'artista scozzese di origini italiane Edoardo Paolozzi nel 1952. The Bank Lecture, in cui egli progetta, servendosi di un episcopio, una carrellata silenziosa di ritagli di pagine prese da riviste americane del tempo. Paolozzi presenta diversi collage che egli realizza tra il 1947 e il 52, dove combina diversi temi ed elementi della cultura di massa americana, quali le nuove tecnologie, l'automobile, la comunicazione pubblicitaria, il cinema, i fumetti, la fantascienza. Tra questi vi è anche il famoso collage del 1947, I Was a Rich Man's Plaything, che è considerato la prima opera di pop art a contenere la parola pop. Con Paolozzi assistiamo per la prima volta nel campo delle arti figurative all'appropriazione delle immagini pubblicitarie americane per la creazione di un nuovo linguaggio visivo. Attingendo così direttamente e deliberatamente dalla cultura popolare, questa nuova tendenza si serve del medium del collage, di derivazione cubista e surrealista, e si ispira alla poetica dell'oggetto trovato, o found object, dadaista. Nel 1956 il gruppo partecipa a This is Tomorrow, la mostra rivoluzionaria e oggi leggendaria tenutasi alla Whitechapel Gallery di Londra. Ed è proprio in questa occasione che Richard Hamilton crea il celebre collage Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing, realizzato appositamente per il catalogo della mostra. Quest'opera di piccole dimensioni, che ritrae la nuova società del benessere, può essere considerato il primo manifesto della pop art, in quanto contiene molteplici riferimenti a quelli che saranno poi gli elementi tipici dell'iconografia della pop art. Hamilton utilizza ritagli di immagini prese da diverse riviste americane del tempo. L'immagine utilizzata come sfondo della composizione è tratta da una pubblicità della Armstrong Royal Floors, pubblicata nel giugno del 1955 sulla rivista Ladies Home Journal. Al posto del soffitto troviamo l'immagine di un astro celeste, che può indicare il tema della corsa all'esplorazione dello spazio che caratterizzò fortemente gli anni della Guerra Fredda. All'interno della composizione possono essere rintracciati elementi iconici, come ad esempio il logo Ford, simbolo della generale prosperità ed egemonia economica degli Stati Uniti. Ricordiamo infatti che negli anni 50 la Ford è una delle tre più importanti aziende automobilistiche degli Stati Uniti e del mondo. Il richiamo al fenomeno nascente del consumismo e della globalizzazione è rintracciabile anche nella lattina di cibo in scatola Ham. L'oggetto di consumo infatti diventa uno dei simboli della società moderna e il soggetto prediletto degli artisti della pop art.
Troviamo poi diversi strumenti tecnologici ed elettrodomestici all'avanguardia, tra cui ovviamente il televisore, che entra come una nuova presenza nelle case degli americani. Infine, appeso al muro, Hamilton ha inserito un fumetto, forma comunicativa popolare per eccellenza e uno dei soggetti protagonisti delle opere degli artisti pop. Veniamo ora ai personaggi presenti in questo scorcio di appartamento moderno. La donna, una giovane modella pin-up, presentata svestita e con un paralume sulla testa, indica chiaramente il modello della donna oggetto utilizzato dalla comunicazione pubblicitaria. L'uomo è invece rappresentato da un muscoloso bodybuilder, enfatizzando l'ossessione della cura del corpo e della cultura della bellezza nella società moderna. In maniera ironica e provocatoria, il soggetto tiene in mano un grosso lecca-lecca con la scritta POP. Mentre il secondo piano è ritratta una domestica intenta ad utilizzare l'aspirapolvere, entrambi elementi indicativi del benessere e dell'agiatezza della classe borghese. Il termine pop art viene coniato qualche anno più tardi dal critico Lawrence Holloway per indicare quelle espressioni artistiche che indagano temi ed elementi tipici della cultura di massa e il potere comunicativo dell'immagine. Grazie anche al successo di critica e di pubblico di questa mostra, Edoardo Paolozzi raggiunge grande notorietà ed enorme successo. Come abbiamo visto, negli anni 50 la produzione artistica di Paolozzi è caratterizzata dall'adozione della tecnica del collage e dall'uso di diversi materiali eterogenei. In maniera analoga, anche in ambito tridimensionale, Paolozzi sperimenta nuove tecniche scultoree, servendosi di frammenti e di materiali di scarto, che l'artista assemblava e utilizzava come una sorta di timbro o matrice per plasmare la superficie e le forme delle sue sculture in bronzo, dalle sembianze vagamente antropomorfe. A partire dagli anni 60, Paolozzi si affida e affina sempre di più le tecniche industriali per la produzione delle sue opere, sia bidimensionali che a tre dimensioni. Realizza infatti brillanti sculture modulari in alluminio e serigrafie su carta. A quei tempi la tecnica serigrafica, o screen printing, era raramente usata dagli artisti ed era tipica della comunicazione pubblicitaria e utilizzata quasi esclusivamente per scopi commerciali. La serie più celebre di Paolozzi è sicuramente Asis Wen, realizzata nel 1965 e composta da 12 serigrafie dedicate al filosofo Ludwig Wittgenstein. In queste opere si evince tutta la maestria tecnica di Paolozzi nell'utilizzo della stampa serigrafica. Le opere di Paolozzi sono caratterizzate da colori brillanti e da mirabolanti composizioni di linee e forme geometriche elaborate ed ardite, dall'estetica sorprendente e dal fascino incredibilmente attuale. Richard Hamilton. Artista eclettico e all'avanguardia, noto per la sua produzione artistica incredibilmente eterogenea e caratterizzata da un linguaggio pop colto che spesso si presta anche da commentario sociale e politico, Richard Hamilton è considerato da molti l'artista più rappresentativo della corrente della pop art britannica e uno degli artisti più influenti del XX secolo. Come si riflette nelle sue opere, i suoi interessi spaziano dal design di interni all'architettura, dalla fotografia al cinema e alla televisione, dalla pittura al collage, dal mondo della moda a quello della musica. Durante tutto l'arco della propria carriera, dagli anni 50 fino agli ultimi dipinti realizzati nell'anno della sua morte nel 2011, l'artista non ha mai smesso di rinnovarsi e di sperimentare con nuove tecnologie, inclusa la computer grafica. Nel 1957 Richard Hamilton definisce la pop art nei seguenti termini: popular, transient, expandable, low cost, mass produced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous, big business. Nonostante l'arte pop che emerge in Inghilterra negli anni 50 attinga ampiamente dalle immagini pubblicitarie provenienti dalle riviste di oltreoceano, la pop art britannica si distingue dalla pop art statunitense per il diverso approccio e la diversa prospettiva rispetto alla cultura americana. Gli artisti inglesi, infatti, guardano la nuova società americana del comfort e delle stelle del cinema promossa dai mass media dall'esterno, da lontano e da un altro mondo, con fascinazione, ma anche in maniera critica e talvolta ironica, sottolineando il potere manipolatore dei mass media. Paolozzi ed Hamilton diedero origine ad un nuovo movimento artistico di rottura con la tradizione, promuovendo non solamente un nuovo alfabeto visivo, ma anche l'utilizzo di nuove tecniche e la contaminazione di diverse discipline artistiche, abbattendo quelle che erano le rigide divisioni tra arte e design, cultura popolare e cultura colta. Nei decenni successivi, grazie anche all'emergere della scena musicale pop in Inghilterra e alla rivoluzione dei costumi che trasforma la società, gli artisti pop britannici attingono sempre più anche dalle immagini dei propri mass media e della propria cultura popolare, manifestando una sensibilità artistica ricettiva alle esperienze vibranti degli anni 60. Tra i maggiori esponenti della pop art britannica ricordiamo anche Sir Peter Blake. Nelle sue opere troviamo riferimenti al passato e alla tradizione della storia dell'arte, con elementi della nuova cultura popolare, in particolare della musica pop.
L'interesse dell'artista per la commistione tra la cultura pop e le belle arti si evince già dal dipinto On the Balcony, realizzato tra il 55 e il 57. Ritroviamo infatti in quest'opera diverse variazioni sul tema del balcone, dalla citazione del dipinto di Manet Il Balcone ad immagini tratte da diverse riviste, come per esempio l'immagine della famiglia reale. Il dipinto stesso, realizzato con pittura ad olio, ha una composizione che imita la tecnica del collage. Inoltre, nelle opere di Blake non c'è il distacco e la freddezza che solitamente caratterizzano le opere degli artisti pop. Nell'opera Love Wall, per esempio, Blake accosta immagini dai colori accesi di icone del cinema come Marilyn Monroe a vecchie foto in bianco e nero che evocano intimità e nostalgia. Blake ha realizzato anche diverse copertine di album musicali. La più celebre è senz'altro la cover creata nel 1967 in collaborazione con la moglie Jan Howard per il celebre album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Patrick Caulfield. Patrick Caulfield dipinge utilizzando colori brillanti, pieni e solidi, delimitati da spesse linee nere. Questa tecnica distintiva, che richiama l'estetica fredda ed essenziale delle grafiche pubblicitarie realizzate industrialmente, permette all'artista di distaccarsi dall'opera, presentando delle immagini artificiali, anonime, ma intensamente accattivanti. La pittura di Caulfield è molto raffinata, non solo perché adotta l'impianto prospettico cinquecentesco, ma anche perché riprende soggetti tipici del Rinascimento e della storia dell'arte, come nature morte e scorci di interni domestici, riproponendoli in chiave pop. I colori freddi, brillanti e piatti contrastano con le forme classiche e sinuose dei suppellettili rappresentati, come bicchieri, vasi ed anfore, e conferiscono a banali oggetti ordinari e interni domestici una perfezione di impersonalità tali da renderli iconici. Allen Jones. Allen Jones è famoso per i suoi dipinti e per le sue sculture dalle esplicite connotazioni sessuali, che ritraggono la figura femminile come simbolo di seduzione e desiderio erotico, facilmente assimilabile ad oggetto di consumo. La sua opera investiga in maniera provocatoria le dinamiche di potere tra uomo e donna. Ne è un esempio la celebre serie del 1969 dedicata al tema dell'arredamento e formata da tre sculture in fibra di vetro, Hat Stand Table and Chair, in cui tre donne vestite con abbigliamento fetish vengono rappresentate come veri e propri oggetti. Queste sculture sono citate da Stanley Kubrick nel suo film cult del 1971 Arancia Meccanica e Clockwork Orange.